Possiamo vedere, ottimo, le due sequenze di gol del terzo livello, i twizzle e il sollevamento di quarto livello. Quindi la differenza enorme la fa la sequenza di passi, e i components evidentemente pagano un po' la loro inesperienza, Sì, magari. però la performance comunque è stata premiata più degli Sì, altri, con ricordiamoci che comunque 5,46, un anno e una media. mezzo, sì, stavo dicendo che un anno e mezzo che stanno lavorando assieme comunque è addirittura un po' considerato un po' poco per creare quell'unisono, quell'affiatamento tra una coppia. Loro sono stati bravissimi veramente a aver raggiunto dei livelli di questo genere solamente in un anno e mezzo. Ed ecco Peccato. la coppia invece dell'Ucraina, è già entrata sul ghiaccio, Nadiezhda Frolenkova, Mikhail Casalo, per loro Valzer e Quickstep. Troppo larghe in queste twist, abbiamo visto che durante l'esecuzione dei twist si sono allontanati parecchio. Nadiezhda Frolenkova, Mikhail Casalo, personalmente mi sono piaciuti meno della Sì, coppia azzurra. no, quello che ho notato è che durante tutta l'esecuzione del programma erano veramente molto concentrati alcuni primi piani di questi due ragazzi dove Nadiezhda vedevi che le Frolenkova, espressioni Mikhail erano Casalo. veramente. Però lei dopo la prova ieri lo diceva, poi carina, si è fermata a parlare, dice, sai, per noi è il primo europeo, per cui anche l'emozione di affrontare questo campionato. Loro, lo ricordiamo, hanno vinto l'argento ai campionati nazionali in Ucraina, quindi insomma c'è anche una grande Sì. componente di emozione emotiva, no, Cerchiamo di per entrare sul spiegare ghiaccio. perché tutti questi giovani atleti subiscono un po' l'emozione di questo grande evento. Ricordiamoci che personalmente sono stato anch'io un atleta, quando da categoria junior passi a senior, per cui tu in continuazione segui i tuoi grandi campioni in categoria senior, gli europei, mondiali, Coppe del Mondo, e tu vedi tutti i tuoi Idoli, idoli, miti. E poi un giorno all'altro vai in albergo, vai a fare colazione e te li trovi a fianco, che sei stanno lì che prendendo. gareggi poi con loro, Sì, non che solo, garessi con gareggi con loro. loro e vivi con loro Allora lì inizi a capire la quotidianità. che c'è qualcosa che è cambiato. Poi è il sistema, l'ambiente, l'attenzione con cui viene allestita la location, come vengono gestiti i gruppi. Vedi che anche le altre persone comunque hanno una certa professionalità con cui approcciano l'allenamento, i gruppi. È ovvio che una.
coppia giovane arriva, si sente all'inizio un po' spaesato perché è catapultato in un mondo enorme. Però davvero una gesta ieri carinissima, appunto è stata lì a spiegarci come si pronunciano bene i loro nomi, perché non è facile, ci scusiamo se ne sbaglieremo sicuramente qualcuno. Andiamo lì a vedere, a sottolineare. Tecnicamente, tranne quel grossolano errore del set di Twizzle dove si sono allontanati un po' troppo, tutti gli altri elementi sono stati eseguiti discretamente nella media. Questo era il sollevamento rotational, che è uno dei più scelti dagli atleti, perché oltre a richiedere pochissimo tempo, perché non richiede più di tanto tempo per l'esecuzione, è molto veloce e molto bello. Vediamo questo è il twist proprio dove si vede che si allontanano un pochino troppo. Questo forse non va assolutamente a influire al livello che potrebbero ottenere eseguendo quell'elemento, ma andrebbe ad influenzare il punteggio che i giudici danno all'esecuzione di questo elemento, perché è proprio richiesto che rimangano il più vicino possibile. Poi per quanto riguarda il Golden Waltz, ricordiamo che il Golden è un ballo obbligatorio veramente molto difficile e i key points richiesti vanno proprio a ricercare nel minimo dettaglio un'esattezza quasi millimetrica di un posizionamento di un piede, di un'inclinazione della lama o dell'esecuzione di un movimento. È stata bellissima la riproposizione del replay che ci sta facendo la TV svizzera, mentre qua adesso appunto vediamo Nadieska Frolenkova e Mikhail Casalo, sono proprio al loro primo europeo, al loro primo Kiss and Cry, e quindi l'attesa per il loro punteggio. Dovevano posizionarsi, non credo che siano tra le prime. Ed ecco, allora Nicolè, 27 e 21, presentation score 20 e 52 nella short dance, con un totale di 47 e 73 che li porta al quarto posto. Andiamo allora a vedere proprio nel dettaglio il punteggio che hanno ottenuto, Fabrizio. Sì, la differenza qui, perché hanno superato la nostra coppia italiana? Abbiamo visto che a livello di components c'è uno scarto quasi di un punto. Qua la differenza lo fa il punteggio tecnico, in quanto la coppia ucraina ha ottenuto il secondo livello nella sequenza di passi e questi risultano essere dei punti importanti per dare lo smacco. Sì.